presentato in un tribunale pressoché deserto, non c'era nessuno né dentro né fuori, solo addetti ai lavori, quindi c'erano i suoi legali, la stampa, il PM e qualche telecamera. Gli veniva sentito Attanasio, che è un testimone dell'accusa, un semplice testimone. La difesa del Premier aveva chiesto di interrogarlo come imputato perché se sarebbe stato anche lui reso colpevole di alcuni reati simili a quelli del Premier, mentre il giudice non lo ha accettato e l'ha consentito ad ascoltarlo così come era previsto, quindi come semplice testimone. Confermato nuovamente di non aver mai dato lui $600,000 al legale inglese, cioè David Mills, che è colui dal quale sarebbe passata la tangente per cui il processo è a Berlusconi. Erano attese alcune sue dichiarazioni, poi invece non se ne è fatto nulla, ha trascorso l'udienza quasi sempre in silenzio, ha scherzato in una pausa con i suoi legali e poi semplicemente alla fine se n'è andato, è apparso abbastanza stanco, spogliava dei fogli. Ogni tanto si addormentava, però era semplicemente il suo solito atteggiamento che ha durante i processi, un po' annoiato e ogni tanto lavora, scarta bella carte, non si sa poi che carte siano, perché comunque rimane abbastanza isolato davanti al giudice, lontano comunque dagli occhi indiscreti dei giornalisti. Sì, se ne riparla a luglio, sono state poi fissate le udienze dopo l'estate. Difficilmente si arriverà alla fine di questo processo, anche il primo grado difficilmente vedrà la luce, molto probabilmente andrà tutto in prescrizione, perché questo arriverà nei primi mesi del prossimo anno.